Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, io sono appena arrivato nella cava nel bosco, altro video, altra sessione, altra notte secca, però in questo video ci saranno delle novità che le vedrete appunto nel corso del video. Max mi raggiungerà tra poco e niente, io comincio a montare tutta la mia attrezzatura, come vedete adesso comincerò a montare tutto e appunto comincerete a vedere già un po' di novità. Poi appena arriva Max ovviamente comincerà il video. Nel frattempo ragazzi, io vi auguro una buona visione. Calare della sera. E la buonasera. Buonasera. Sono arrivato, ragazzi. È arrivato. Vedete che sono curioso. Ehi là là. Tanta roba, vecchio. Porca miseria. Bella. Dopo acquisto. Ma monti anche la mia adesso? Sì, anche perché devo spiegarti due cose. Ah. Perché è la prima volta che le montiamo, quindi devo spiegarti due cose e ovviamente poi domani mattina con la luce ne parleremo ovviamente e spiegherò questa cosa anche a loro. Bene, allora dati da fare. Sì, perché stanno saltando le carte. Io mi metto in pesca visto che tu sei già arrivato. Guarda. Ottimo. Bene, bene. Approfitto della tenda e metto la mia roba intanto. Vai. Faccio vedere come è dentro. Perché... Cavolo. Eh? Cavolo, quanto spazio. Vero? Sì, sì. Dai. Oppala. Ciao ragazzi nuovamente e ben ritornati su Climax. So che Cri l'avrà già detto, ma volevo salutarvi anch'io. Ci teneva quindi. Esatto, esatto. E niente, allora, sono entrato anch'io in pesca. Cri ovviamente aveva già calato le sue canne. E non so se hai parlato già di come stai approcciando la sessione. No, ne parliamo adesso, bene. Vabbè, a me ormai mi conoscete a memoria. Spinner rig su tutte e due le canne e Species Squid... arma che vince non si cambia, quindi vado giù con quelle. Pasturazione minimal, perché ho fatto questa volta non i sacchettini col pellettino, ma delle piccole retine con delle boilers, sempre Species Squid sbriciolate, ma forse ce ne stanno 5-6, alcune intere, alcune sbriciolate, quindi una bella pallotta così è venuta fuori, l'ho legata all'amo e ho calato le mie due canne, una sulla sponda proprio in fondo, mentre l'altra, quella più sottoriva, diciamo quella più marginal, l'ho calata sotto un albero molto particolare perché c'ha dei rami che vengono giù, sembra quasi misterioso. Vabbè, la cava nel bosco è proprio misterioso per quello. Te invece? È molto grezza la cava. Esatto. Invece ragazzi, sto usando un combi rig e uno spinner rig. Sullo spinner ho messo anch'io, questa sera ho messo una Species Crab. E invece nel combi rig ho messo una CM1, quindi il nostro mix, con un chicco di mais finto sopra. Non lo so. Però ho scelto di pescare con una canna, diciamo, molto fuori si intende molto vicino alla sponda che ho a tutta la mia destra. Invece con una canna dove ho messo il nostro mix sto pescando molto marginale perché appena arrivato qui in cava
ho visto subito girare delle carpe molto vicino qui alla nostra sponda. Ah, questa non me l'avevi detto. Sì, quindi vedendo che facevano questo giro, ci proviamo. Sotto consiglio anche, insomma, abbiamo provato e speriamo, insomma, che adesso pastorazione, non stiamo pastorando con pellet. No, perché qua i carassi, ci sono molti carassi, ci sono molte tartarughe, quindi stiamo pescando unicamente e solamente con boilies. Quindi stiamo usando solo boilies, sia da innesco sia da pastura. E basta, quindi stiamo pasturando unicamente con quelle. Io sto pasturando con delle Essential IB. Ah, fai un gioco misto e ciò che ho, li ho messi assieme. Ok. E lui presumo stia pasturando. Sì, 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 grab. Assolutamente. E basta, ragazzi. Quindi pasturazione con il Cobra. Qui vicino l'ho lanciato con le mani perché sono a 4 metri proprio dalla sponda. Ah, sei proprio attaccato? Proprio vicinissimo. Ok, ok, va bene. E basta, ragazzi. Adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. E come vi accennavo inizio video, questo video ha, diciamo, all'interno una particolarità che vedrete, avete già visto qualcosa alle nostre spalle. Si vede? Ragazzi. Insomma, in sostanza, ragazzi, abbiamo preso le tende. Non abbiamo preso solo le tende, abbiamo preso anche i lettini. Quindi, no, finalmente ve ne parleremo tra pochi minuti. Insomma, nel corso del video vi faremo vedere ovviamente cosa abbiamo preso e ve ne parleremo. Come sapete, sempre. Qualsiasi cosa che ci passa per le mani, a noi ci piace metterla a video e spiegarvi bene, insomma. Via, bando alle ciance, Cri, andiamo a mangiare e speriamo. Sai che buon stasera. Sai che buon, molto veloce. Sera di sette, niente, ragazzi, perché io purtroppo ho fatto tardi. E... bene, sei pronto? Dai, andiamo a mangiare, andiamo, ragazzi. Cri! Olla! Com'è? Tira. Bene. Che sgallata. Che sgallata. Che forza che ha. Sì. Che forza, Cri. Vieni, piccola. Grande, Cri. Grandissimo. Ok, ragazzi, allora faccio vedere una bellissima specchi della cava nel bosco. Eccola qua. Diciamo che si è fatta sentire, nonostante non sia enorme, ma si è fatta veramente sentire. Bella, così possiamo dire di aver preso alcuni specchi qui dentro. Bene, adesso la andiamo a rilasciare. Questa l'ho presa qui sotto, perché non ero distante, questa qui, proprio a 3-4 metri qui dalla sponda. Ho innescato il nostro mix e ho pasturato con le Essential IB, quindi contrasto dolce pesce spezie. Bene, vado a rilasciare, ragazzi. Allora, come al solito, noi ve lo ricordiamo sempre, cercate di rilasciare il pesce sempre in condizioni ottimali. Ossigenatele, accertatevi che prendano loro il largo. E poi vanno da soli. Dopo una serie interminabile di bip è partita, adesso scopriamo subito cos'è. Sarà un carasso da 20 kg? C'hanno una forza, Cri, hai notato anche te? Sì. Potrebbe slamarsi, ma forzarla adesso vuol dire rovinargli la bocca e tutto, quindi non ha senso. Si aspetta, si pazienta e a volte si vince, a volte si perde. Ma quando ne ha così, andare a forzarla
si fa peggio, quindi va, prima o poi tornerà. Vieni, vieni, sì, entro! C'è! Ok ragazzi, andiamo a vedere questa bella carpetta, innescata ovviamente la mia species squid preferita del 15, dippata nel white squid questa volta. Ok, ehi 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 ehi, calma signorina. Ok, allora, eccola qua. Bene, ovviamente non vi dico neanche con cosa l'ho presa a livello di rig, perché ormai è un classico lo spinner rig, ve lo dico lo stesso. Stavamo quasi per riaddormentarci e è partita lei, quindi ci siamo svegliati volentieri. Eh? Eccola, eccola, eccola. Andata. Madonna, senza pellicola. Oh, care pellicole. Guarda che umido adesso. Bene, carpa rilasciata ragazzi, sono strafelice e non male, non male. E è tardi, però fa sempre piacere svegliarsi così all'improvviso per una partenza. Sono strafelice perché non so se molti di voi l'hanno visto, vi invito ad andarlo a vedere. Un video che abbiamo fatto a inizio anno l'anno scorso, nel 2022, Carfishing 2.0 si chiama, e si parlava di certezze, si parlava di migliorie che abbiamo apportato nel nostro pescare, e oggi a distanza di un anno e passa da quel video siamo migliorati ancora di più, quindi abbiamo molti più accorgimenti, facciamo molti più accorgimenti, siamo molto più minuziosi. Sono veramente contento perché ho trovato le mie certezze in questo momento, che molti di voi ovviamente avranno le certezze che possono essere rig, possono essere l'esca, possono essere lo spot. Io ho delle mie certezze, adesso non sto qua a ribadirle perché sennò sembra quasi che devo fare la pubblicità a qualcosa, però io le ho trovate, da inizio anno le sto portando avanti e mi stanno ripagando alla grande, quindi basta, vado a letto sereno, siamo a due pesci su un posto comunque difficile, quindi mi ritengo più che soddisfatto e adesso vado a farmi una bella dormita sul nuovo lettino, perché quell'altro veramente mi spaccava la schiena, quindi adesso mi infilo nel sacco a pelo e vedo se riesco a prendere sonno, perché l'adrenalina è tanta, quindi farò fatica ma ci proverò. Se non parte niente, ragazzi, ci vediamo domani mattina con le prime luci dell'alba. Ciao, buonanotte. Ehi, la socio, notte impegnativa qui, eh? Eh sì, aspetta che mi attrezzo un attimo. Vado io. Grazie, ciao. Mamma mia, che partenza, non riusciamo a dormire. Aspetta. Allora. Pensa che volevo anche tirarla su sua canna. Prima di andare a dormire, perché ho detto prima di pararsi la mettiamo a suonare. Invece. Appena sgallato lì in fondo. Ho notato che questo. Mamma mia! Incontenibile! Ho notato che sti pesci qua in combattimento cercano quasi di saltare fuori. Sì, è vero. Sì. Non vedo più niente qui, grazie. Guarda che roba!
Ehi là, dove sta andando? È andata tutta di qua, credo. Tutta di qua. Bene. Allora andiamo di qua. Aspetta perché continua a cambiare direzione. Vi faccio vedere, ragazzi, un po'. Guarda lì. Dove? Proprio dove non devo andare. Aspetta. Ormai vieni di qua, qua. No. È dentro. È dentro. Sì, scusate, ragazzi, non l'avevo ripresa, ma la carpa c'è, eccola qui. Mamma, che forza! Sì. Che combattive. Bene. Un'altra bella regina è venuta a trovarci nel cuore della notte. Non riusciamo più a prendere sonno, ragazzi. Non riusciamo più a prendere sonno. Vabbè, meglio così. Ok. Occhio al sasso, piccola. Ciao. Mamma mia, ragazzi, che nottata. Mamma mia. Com'è, Cri? Sono le 3. Diciamo che stavo dormendo. Sì, beh, non avevo dubbi. Immancabile dita sporche di go. E c'è anche la quarta. Bene, amici, un'altra regina, credo sia del ceppo delle torpedo perché la vedo lunghina. Bene, sembra che quello spot lì di Max stia pagando. Molto bene. E non si dorme? No. Pare che color oro. Sì. Spettacolo. Bellissimo. Ragazzi, le rilasciamo perché... Guarda che faccia da nanna. E siamo stanchi noi. 3:30. Andiamo a nanna, ragazzi. Quando vuoi. Non chiudiamo occhio, ragazzi. Oh, Max, forzala questa perché quella in fondo, eh. Allora aspetta che vengo indietro. E infatti sento bello pesante. Quella che era parecchio in fondo. Sì, sì. Oh, sento veramente pesante. Attento perché anche in mezzo ai rami, quindi. Oddio. Cavolo, bello sporco là, eh. Sì. Guarda, io ti mi sto portando dietro. Però sta bene. È andato tutto quanto a destra? Sì, ma c'è qualcosa che non mi torna. Adesso vediamo. Sta andando tutta a destra e non è bello. Lì c'era la legnaia. Porca miseria. Faccio fatica a tenerlo. Se la fai, vengo là io. Sì. Aspetta. Oh, porca. Ok. Non so che cosa è successo, ma sento una forza incredibile, come se avessi attaccato tipo due carri. Sto toccando dove non devo. Forza un po', eccola lì.
insomma, vuoi dire che non specchi? Vabbè. Insomma, Cri, questa è bella, non aspetti. No, è una regina, ma questa è bella. Un attimo. Questa è bella. No, ce n'è ancora, ce n'è. Questa pesa, questa pancia. Mamma mia, che combattimento, ragazzi. Sembrava che avessi due pesci attaccati. Non so come mai. Beh, è grossa. Questa pesa. È più grossa delle altre che abbiamo preso fino adesso. Questa pesa. Porca miseria, che bella. Species squid. Crab. Species crab. Ah, species squid è go, giusto. Mamma mia, che notte. Questa è bella. Questa è bella. Non è lunga, ma secondo me è panciuta. Bene, ragazzi, adesso allora rifacciamo tutto. Mamma mia, ragazzi, che pesce. Questa non ce l'aspettavamo, siamo sinceri. No. Questa non ce l'aspettavamo. Questo è un pesce che merita. Questo è un pesce che merita, ragazzi. Fatalità, qui Cri aveva innescato un bello spinner rig con una species squid. Fatalità. Che pesce, ragazzi. Che pesce della cava del bosco. Mamma, ma guardate la bocca, ragazzi. Guardate che bocca, una aspirapolvere. Questa si pappa due palline del 20. Come ridere. Guardate che pesce. Ma guarda la pinna, vecchio. Guarda la pinna. Non si percepisce l'euforia di Max, ragazzi. Sì, sì, perché ho sentito pesante. Che poi sentito... adesso poi rilasciamo e poi vi spiego una cosa su sta canna. Perché... cioè... vecchio, che bella. Che bella. Mamma mia. Bene, dai, la rilasciamo subito perché è tardi anche per lei. Questa ragazza non ce l'aspettavamo. Questa non ce l'aspettavamo. Guarda che schiena, guarda che pinna. Guarda che forza. Ciao, splendore. Mamma che pesce, guarda che roba. Porca miseria. Non ci prende. Oh, che pesce gli ha preso. Sto sognando? Sto sognando, vecchio. Mi gira la testa. Mamma che pesce. Allora, ragazzi, volevo mostrarvi un attimo il terminale. Spinner non molto lungo, corto. Aspetta, okay, che vado a fuoco, Cri. Vai piano. Un attimo. Eccolo qui. Spinner rig. Sarà lungo circa 13-15 centimetri, non di più. Piombo. No, veramente? Allora, io ripeto, poi magari non lo so se sia quello o no. Però fatalità... con le mie canne ho preso due pesci e fatalità i due più grossi. Cavolo, è vero. Non so se sia un caso, però il fatto che... ma due su due, Cri, non è un caso. Il fatto che le grosse non sentono il piombo, il peso del piombo, magari sono più abituate, hanno... non lo so, però... magari no, magari è solo... Spiega per chi si è collegato la prima volta in velocità, 10 secondi, dai. Sostanzialmente io non blocco più il piombo, non lo metto neanche più, diciamo, a perdere con la clip. Uso questa clip qui, gli taglio via tutti i conetti in maniera che il piombo va di qui in sede, ma non si blocca. Quindi nel caso in cui io dovessi rompere la lenza madre, il piombo resta ovviamente in acqua e la carpa girerebbe senza nessun peso, senza nulla. Però questo fatto qui fa sì che una volta che la carpa va ad aspirare l'esca, adesso ve lo faccio vedere in velocità, quando arriva a aspirare l'esca non sente il peso del piombo. Eh sì, perché scorre via. Ok. In questo caso avevo usato una Spicy Crab, adesso vado a rifare il mega lancio di prima. Perché questa canna qui oltretutto era quella più distante di tutte, proprio... sulla sponda opposta, come vi dicevo prima. Bene, ragazzi, lancio. Ce la faremo andare a dormire?
Non lo so, ma se questi sono i pesci... Siamo svegli. Sto sveglio volentieri. Qualcosa ci ha attaccato, non so cosa, ma Crima ci aveva attaccato qualcosa. Oh, ragazzi, la situazione è questa. Cri ha appena ritirato la canna dove ho fatto il pesce. E dopo neanche due minuti è salita tutta la scimmietta, il cimino si sta muovendo. Secondo me c'è qualcosa attaccato. Non so cosa, ma c'è qualcosa attaccato. Vediamo se parte, ragazzi. Allora, tirato la canna, il tempo di andare a prendere un power bank. E si era già allamata. Assurdo. Assurdo. E Cri aveva detto, ma secondo te ho perso la pallina durante il lancio? Mi era venuto un dubbio. Assurdo. Un minuto in acqua è stata la canna. E ha fatto quella partenza strana, come avete visto, dove non ha suonato l'avvisatore, la scimmietta è salita e poi non è partita il pesce, è rimasto lì. Bene, adesso la slamiamo qua e poi ve la facciamo vedere al volo. Il pesce è slamato. E adesso, ragazzi, senza portarla su, perché tanto non è... Aspetta, vediamo se riesco. Eccola qua. La accompagniamo. E ciao. Golosa. Un minuto in acqua e lei, visto la spissicraba, ha detto, e io la prendo. Ragazzino timido, come si sta sotto il sacco a pelo? Signori, questa è la situazione. Lo schifo che dorme. Mamma. Vabbè, vado a fare il caffè, stavolta tocca a me perché ci aspettiamo lui. Buongiorno ragazzi, baciati dal sole e che nottata vecchio. Sì. Allora, praticamente siamo andati a dormire che erano le 5 perché abbiamo tirato sulle canne. Dopo l'ultimo pesce che avete visto nella ripresa pochi secondi fa, ce ne sono state altre 3 di carpe, ma erano di taglia piccola, quindi non sono neanche andate a video. Dopodiché abbiamo detto basta, perché siamo praticamente stati svegli tutta la notte, non c'è stata un po' di calma piatta di un'ora, sì, due credo, ore. Credo che abbiamo dormito, sì, no, 4 ore forse. Cosa? Alle 5, alle 6:30 ero in piedi, che sono abituato col lavoro. E quindi sì, diciamo che la notte è stata molto movimentata. Sì, però bello. Sì. Bello perché a noi ci mancavano le notti così e... sono soddisfazioni, insomma. Stiamo scoprendo la pescata di notte ha dei vantaggi enormi, sì. La differenza dalle 3 ore che facevamo prima. Sì. Quindi sì,
speriamo di poter continuare a fare queste missioni, anche perché sono molto soddisfacenti. Sì, sì, sì. E tra l'altro quell'ora e mezza, due massimo che abbiamo dormito, siamo stati al caldo, perché non abbiamo usato neanche la stufetta. Ah no. Siamo andati sotto il sacco a pelo. Adesso vi facciamo un attimo vedere quello che appunto ci è arrivato: tenda, lettino e sacco a pelo. Visto che adesso c'è il sole, ieri sera no, si vedeva poco. Esatto. Sotto vostro consiglio, un buon pavimento per terra che isola dall'umidità che sale, dal freddo, una buona tenda e un buon sacco a pelo. Ragazzi, avevate ragione, la stufetta stanotte non l'abbiamo usata. Temperatura, eravamo sui 5 gradi verso le 4, quindi comunque come quando abbiamo fatto la sessione in gazebo con la stufetta, eppure non abbiamo avuto freddo, quindi siamo contenti, soddisfatti dell'attrezzatura che appunto abbiamo portato a casa. E adesso andiamo un attimo a vederla nel dettaglio, non vi rubiamo chissà quante adesso ore. Adesso andiamo a bere il caffè. Poi se le carpe ce lo permettono, vi facciamo vedere un attimo tenda, lettino e sacco a pelo, così voi sapete che quello che ci passa per le mani, come diceva Cri, lo portiamo a video e vi spieghiamo due robe. A dopo. Eccoci qua. Allora, intanto grazie ragazzi, perché sotto i vostri consigli, un buon pavimento, una buona tenda e un buon sacco a pelo, stanotte siamo stati al caldo e senza stufetta con 5 gradi fuori, cosa che nella passata uscita la stufetta era accesa nel gazebo, quindi sicuramente meno spazio di un gazebo, anche se sono belle grandi le tende perché sono XL, poi Cri vi spiegherà bene il dettaglio. E vi faccio vedere velocemente la branda. Ovviamente è bella ingombrante perché non abbiamo scelto quella piccola, ma quella un po' più generosa, perché io e Cri siamo XL e quindi ci piace anche dormire comodi. In semplicità e in velocità, ragazzi, andiamo ad aprirla, due secondi, vi faccio vedere. Ok, uno, due. Qua c'è questa cordina qua tipo marsupio che tiene stabile. Andiamo ad aprire le ultime gambe, perché ne ha 6, quindi un buon livello di comfort, ragazzi, con 6 gambe, non come il mio che ne aveva 4, che ci ho perso la schiena. E questo è il lettino con sacco a pelo integrato, perché abbiamo qui una cerniera, spero si veda dopo nel caso la riprendiamo. Il sacco a pelo praticamente è attaccato al lettino. Abbiamo delle tasche laterali per mettere i nostri cellulari, i fazzoletti, quello che volete, insomma. E qua la parte top, ragazzi. La parte top. Quello che stanotte ci ha tenuti al caldo. Un bel sacco a pelo. Veramente tiene caldo. Qua è tutto in pile. È fantastico. Io non avevo mai provato a dormire dentro un sacco a pelo. Tanta roba. In più c'è anche un cuscino. Cri, riesci ad allungarmi il cuscino, che lo faccio vedere al volo. Pronti? Hopla! Cuscino sempre della Sonic. Abbiamo preso tutto di Sony, ragazzi, perché io già usavo Cane Mulinelli, mi trovo bene, so che è una buona azienda e anche il nostro negoziante di fiducia ce l'ha consigliati, quindi sicuramente dei top acquisti. Qua abbiamo la parte invernale col micro pile e la parte estiva, veramente comodo anche questo. Volevo farvi vedere una roba, il sacco a pelo, ragazzi, è un sacco a pelo normalissimo, però è un 5 stagioni. Cosa vuol dire? Sappiamo tutti che le stagioni sono 4. Praticamente, da quello che ho capito, mi sono un attimo informato parlando anche, il 5 stagioni vorrebbe dire che va bene tutto l'anno e oltre. E proprio perché si può usare sia primavera, autunno, estate, inverno, quindi loro lo chiamano 5 stagioni proprio perché è veramente universale. E è anche di un tessuto che è difficile da rompere e tagliare. Adesso non mi ricordo il tessuto come si chiama, ma poca importanza, ragazzi, vi lasciamo in descrizione poi
quelli che sono gli articoli che appunto sono arrivati, e se volete andare a vedere in internet tutte le varie descrizioni e robe varie e le caratteristiche, poi le andate a trovare tranquillamente. Detto questo, io non ho altro da dire se non che le gambe ovviamente sono regolabili, ma non ve lo sto neanche a dire perché un buon lettino ha tutti questi piccoli comfort. E basta, lettino S-Tech 5 Season Sleep System. Questa è stata la nostra scelta e ancora vi ringrazio per averci consigliato di usare un buon sacco a pelo. Ah ragazzi, il sacco a pelo ha anche la possibilità di inserire le mani a caldo, quindi per chi dorme magari come Christian accucciato così può tenere tranquillamente le mani a caldo, ok? Poi un'altra roba che volevo farvi vedere è che appunto essendo integrato direttamente al lettino, se uno poi d'estate vuole togliere il sacco a pelo o deve lavarlo perché è successo un imprevisto, il lettino ovviamente si può usare tranquillamente senza sacco a pelo. E qui abbiamo sempre un micro pile che d'estate comunque non fa caldo, perché avevamo anche le sedie della Sonic dello stesso tessuto e non si sudava per niente. E se non sbaglio c'è un cuscino integrato, quindi questo qua d'estate, se uno o se non si vuole prendere il cuscino perché uno è abituato a dormire senza, qua c'è un piccolo cuscinetto integrato, molto ma molto comodo. Ah ragazzi, dimenticavo, se andate al mare potete portarlo, prendi il sole da Dio qua, ciao! Ragazzi, vi presentiamo la AXS XL Bivi. Buongiorno! Eccoci qui ragazzi, questa è la tenda, adesso ve ne parlo. Allora ragazzi, scherzi a parte, perché abbiamo preso questa tenda? Più che altro perché l'abbiamo presa XL, perché siamo XL, uno, e secondo perché sia io che Max ci piace comunque star comodi. Anche scegliendo delle tende singole abbiamo comunque deciso di prendere delle tende dove all'interno ci possiamo un po' muovere in tutta tranquillità, anche perché abbiamo preso dei lettini comunque che hanno un certo ingombro, quindi non volevamo una tenda che una volta messo dentro il lettino non c'era più lo spazio per girarsi, per sedersi, per mettere due borse, quindi volevamo una tenda un po' più comoda. Quindi questo è il motivo per cui le abbiamo prese XL. XL poi anche per l'altezza che ha, che penso sia tra le più alte che ci sia in commercio. E tenete conto che io sono 1,73 e come vedete è poco più bassa di me, quindi si riesce anche a tirarci su, insomma, in tutta tranquillità. Poi ragazzi, che dire, in velocità, due caratteristiche al volo, ha una colonna idrostatica di 10.000, è molto molto ben areata perché ha praticamente finestre dappertutto. Un attimo, perché nel frattempo sta sempre pescando noi, eh? Adesso allora partiamo dalla porta. La porta ha una caratteristica molto particolare perché oltre che ad aprirla da sotto si può aprirla anche da sopra, come avete visto anche prima, quindi cosa molto comoda, perché se di notte vi suona l'avvisatore come in questo caso, cos'è, cosa è successo, non lo so, apro un attimo la porta senza aprirla da sotto, vedo cosa è successo, tutto a posto, richiudo e ritorno a dormire. Quindi una cosa molto comoda. La porta ha lo strappo dove c'è la possibilità di avere sia la zanzariera e comunque passa aria, oppure il PVC, quindi sia il PVC che la zanzariera. Zanzariere che sono messe anche ai lati della porta, sia di qua che di qua, e anche dietro ci sono altre due zanzariere. Poi dietro hanno una particolarità che vi faccio vedere più tardi. Quindi la tenda è ben areata.
La porta ha tutte queste caratteristiche, poi ovviamente qui ci sono i ganci per arrotolare la porta e metterla che resti praticamente arrotolata in alto. Alla verandina sarà un 40 cm di verandina circa. Due picchetti laterali con uno sgancio rapido che aiutano la tenda a stare ben in tensione. E dietro ha le cinghie che una volta che voi la picchiettate per terra potete dargli un ulteriore fissaggio in maniera che resti ben tesa. E ha il suo pavimento, adesso poi ve lo faccio vedere, pavimento che sì, effettivamente ci ha aiutati a restare isolati dal suolo, quindi sicuramente anche i consigli che ci avevate dato abbiamo visto che effettivamente sono più che validi, perché con il pavimento abbiamo sentito la differenza. E basta, vi ho già detto che è una colonna elettrostatica di 10.000. Bene, adesso vi faccio vedere la parte dietro e poi la parte interna. Boh, adesso ragazzi ve la mostro dentro, ma prima di mostrarvela all'interno vi mostro un'altra cosa che ha questa tenda. Noi parliamo per questa ovviamente perché abbiamo questa, conosciamo questa. Altro motivo per cui abbiamo scelto questo tipo di tenda è perché ha la possibilità di togliere tutta la facciata davanti. Come? Qui c'è una clip che è di qua perché l'ho chiusa di là. Attenzione. E tutta la parte frontale viene via. Questo perché ci fa comodo a noi, perché se siamo in sessione veloce dove non abbiamo bisogno di avere questa parte o magari stiamo quelle poche ore in pesca, siamo comunque riparati e coperti, quindi la apriamo, la mettiamo giù anche senza il pavimento perché non serve, e quindi ci viene comodo anche per questo. All'interno ha 1, 2, 3 e 4 tasche. Io stanotte ho messo il lettino ovviamente qui, qui ci ho messo il marsupio e varie cose, e ripeto, è molto comoda, è molto spaziosa. Ecco, vedete, io dentro sto in piedi. Come vedete ragazzi, sono in piedi, tocco con la testa, ma sono in piedi. Quindi un'altra cosa comoda è che riesco a muovermi all'interno della tenda in maniera molto comoda. Bene ragazzi, questa è la parte diciamo posteriore. Questo è il gancio che vi dicevo prima, che si può tirare e fissare la tenda una volta picchettata. E queste sono le due aperture. Aperture che hanno due particolarità. La prima è che voi le aprite, le potete arrotolare. Qui hanno il gancetto per appunto bloccarla, la veranda messa così. Oppure all'interno della confezione dei picchetti ci sono queste qui. Queste sono due pernetti, diciamo, con un velcro. Sono uno per ogni veranda e messi al centro perché magari sta piovendo, però magari voi volete fare circolare l'aria all'interno della tenda, voi li mettete così anche se piove, la pioggia comunque non entra nella tenda e fa circolare l'aria all'interno da sotto ovviamente, quindi è pensata per essere ben areata questa tenda, perché io e Max soffriamo molto il caldo, quindi questa è una cosa che a noi sicuramente ci fa più comodo. I tiranti non è solo qui al centro, ci sono anche i lati, eccoli qui, come vedete ci sono anche i lati. Quindi ripeto, una volta messa giù la tenda e picchiettata si può veramente tirarla e farla stare veramente molto comoda. Questa è una cosa che abbiamo visto anche ieri sera una volta che abbiamo montato le tende. Allora ragazzi, la tenda da chiusa risulta così, si apre a ventaglio. Per chi volesse, avesse intenzione di prendersi questa tipologia di tenda, ho notato una cosa nell'aprirla che si va molto meglio. Allora, innanzitutto ha 1, 2, 3, 4, 5 archi e vi faccio solo vedere l'apertura. Ve lo dico perché noi l'abbiamo cercata per impararlo, ma alla fine abbiamo imparato una cosa sul campo. Allora la si apre in questa maniera, poi si prende il primo, prendendolo già quella parte lì viene avanti e si riesce a fissare il primo pezzo. Un attimo, eccolo qui. La seconda invece, non abbiate paura, basta tirarlo
l'altra parte viene da sola e si appoggia, eccola qua. Poi ovviamente va messo il paletto. Bene, solo questo piccolo appunto nel aprirla e basta, tutto qua ragazzi. Poi si tira la corda sotto. Sotto ovviamente si fa tirata la corda per metterla in tensione. Esatto, si mettono i due picchetti laterali qui e il gioco è fatto. Eccola qui. Due secondi ci hai messo. Due secondi la si apre. Basta solo ricordarsi, tac, tac. Perfetto. Fine. Ok, siamo giunti a metà mattinata, abbiamo fatto tutte le riprese del caso e quindi direi che possiamo smontare, Cri. Sì, anche diciamo perché che sono stanco, sono sincero. In questo video ci premeva, uno, venire a capire un po' la situazione qui della cava perché ha avuto dei grossi problemi di recente con, ecco, con l'acqua bassa. Finalmente l'hanno anche vista di giorno con le immagini col drone. Infatti, quindi avete visto per la prima volta, credo, l'ambiente in cui abbiamo la possibilità di pescare. Ovviamente ringraziamo chi ci ospita, lui, esatto, sa chi è, ovviamente lo ringraziamo tanto perché ci dà questa opportunità. Che chiameremo il Mitico. Esatto, qua al centro mano, il Mitico? Il Mitico. Ok, va bene. E basta, quindi speriamo che questo video sia stato utile. Noi vi dobbiamo ringraziare perché siete stati utili, ci avete fatto fare un ottimo acquisto per tre motivi. Uno, la tenda sicuramente è più comoda di un gazebo e quindi se presa una buona tenda con pavimento interno e una buona, insomma, colonna idrostatica e tutto, avevate ragione, la stufetta non serve. Secondo, abbiamo preso una buona tenda perché abbiamo preso XL, ci dà lo spazio per quelle giornate, viene a piovere, Cri, cosa facciamo? Dobbiamo stare 4-5 ore, non portiamo il gazebo. Diciamo che abbiamo preso i vostri consigli veloce e li abbiamo, esatto, adattati alle nostre esigenze. Quindi, esatto, esatto. Quindi, sacco a pelo, ce l'hanno consigliato di prenderlo. Ragazzi, è una bomba. Quindi, ragazzi, ragione. Sostanzialmente noi vi ringraziamo per averci dato questi consigli. Adesso, esatto, ovviamente, questi consigli adesso andranno a tutta la community. Esatto. Climax. Poi, ovviamente, sapete che tutto quello che ci passa per Climax, noi ve lo facciamo vedere e ve ne parliamo come siamo sempre abituati a fare. Quindi abbiamo fatto questi acquisti e ve li abbiamo fatti vedere, vi abbiamo spiegato come sono fatti, le loro caratteristiche. Adesso speriamo di utilizzarle tanto queste tende. Sì, 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 non abbandoniamo il gazebo perché nelle sessioni giornaliere col sole il gazebo è comodo, è tutto aperto, ci ripara la testa e via. Ma di sera, di notte, sicuramente questa sarà la nostra arma vincente. Esatto. Piccolo spoiler! Cri è andato lungo col portafoglio, non si è fermato a tenda e lettino. Ma non vi dico niente, non vi dico niente. Vedrete. Vediamo cosa ha comprato, ragazzo. Vediamo. Quelli più arguti, forse. C'è già video, vediamo chi riconosce. Comunque, ragazzi, detto questo, noi vi rinnoviamo i ringraziamenti per i consigli. Vi diamo appuntamento al prossimo video che non si sa dove sarà, né quando, come, quando e perché. Ma ci saremo noi? Non lo so. Bene, perfetto. Ragazzi, da Climax è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!